sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Gentili ascoltatori, buonasera, sono le 19.02, buonasera a voi tutti, buonasera da Venezia, dalla testata giornalistica Pianeta Oggi TV Online, per un breve aggiornamento delle notizie, per poi dalla linea Radio Science a Pianeta Oggi Menti nel Mondo, collegato da Pordenone Alviano Appi dell'Associazione Culturale Sicomoro con ospiti importanti. Intanto veniamo alle notizie qui dalla nostra testata. Piano il maltempo, ci sono delle allerte importanti al centro nord, ecco, in modo particolare è allerta nel sud Italia, precisamente in Calabria abbiamo addirittura un codice rosso, poi ancora un codice arancione nelle altre zone della regione, scuole chiuse a Catanzaro e a Crotone. Allerta gialla arancione anche in Puglia, dove, lo ricordiamo, nella scorsa notte ci sono stati degli allagamenti importanti e disagi in diversi centri del Salento. Previsto un peggioramento nel fine settimana su tutta la penisola, a partire da nord fino al centro e poi includendo anche il sud Italia. Veniamo a una breve rassegna stampa della nostra testata giornalistica All News di Venezia, pianetaoggitv.net. Subito in primissimo piano un dramma, potremmo dire, che non ha precedenti nella storia dell'emittenza radiotelevisiva locale, perché abbiamo una forte crisi di questo settore. Ci sono delle televisioni a rischio chiusura, altresì dicasi per le emittenti radiofoniche. Ricordiamo che ci sono almeno 450 televisioni locali e 800 emittenti radiofoniche a rischio di chiusura. Alcune hanno già chiuso, purtroppo è iniziata questa moria di emittenti locali che appunto non trasmettono più, ma lanciano il monoscopio e dopodiché il segnale viene spento. L'ultima, ok, è Antenna 5 di Empoli, dopo 40 anni di servizio sul territorio, una televisione molto importante, un'emittente televisiva storica. Abbiamo un dramma anche a Gorizia, perché abbiamo tutta la redazione giornalistica di Telemare di Gorizia praticamente a casa. Il telegiornale va in onda, che poi per legge bisogna, si è obbligati a farlo, va in onda, diciamo, come dire, arrampicandosi sugli specchi. Allora il tecnico prova a fare anche da giornalista, l'editore si mette a fare anche lui il giornalista. Va tutta la solidarietà in questo caso all'editore di questa emittente, la signora Maria Ferletic, emittente che veicola anche il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter. In questi giorni sta andando in onda sul circuito terrestre, su tutte le televisioni dove abbiamo la collaborazione, dove Pianeta Oggi TV ha una collaborazione, proprio l'intervista a Maria Ferletic, che spiega il dramma della sua emittente in Gorizia, e speriamo bene. Questa intervista la potete trovare anche a taglio primo all'interno della nostra testata, proprio nella home page. In primissimo piano invece vi segnalo un servizio molto importante. Si tratta della manifestazione che si è tenuta a Roma il 2 ottobre scorso, organizzata dalla REA, Radio Televisione Europea Associate, presidente è l'ingegner Antonio Diomede, dove si denuncia questa situazione. Pensate, sono scese centinaia di emittenti tra radio e televisioni e non sono stati nemmeno convocati, il presidente in particolar modo Antonio Diomede non è stato nemmeno convocato da Di Maio. Questa è una vergogna, questa è una situazione, ripeto, che non ha precedenti. In ballo ci sono a rischio, più compreso, diciamo, l'indotto, più di 5.000 lavoratori tra tecnici, scenografi, giornalisti, capi redattori,
direttori di testata. Non solo, ma chi poi rimarrà a piedi saranno anche tutte quelle associazioni culturali, come quelle che a volte noi presentiamo, anzi a volte che spesso diamo spazio, ma non solo, comitati, artisti che non trovano in quella che è la televisione nazionale monopolio, coloro che sono rubati tutte le frequenze negli anni 80, lo spazio. E quindi è l'emittente regionale che parla del suo territorio, che parla del suo artista, che parla della sua associazione, che è lì appunto nel territorio, che si occupa ad esempio dell'ambientale, di legalità, e qui potrei citarvi anche degli esempi. Ecco, questa è la situazione grave per tutti noi. Poi ancora andiamo avanti, perché abbiamo diversi servizi nella nostra testata, nella home page, altri servizi sempre ricavati dalla manifestazione che si è tenuta a Roma contro la protesta degli emittenti contro il governo, perché appunto voi vi domanderete: ma come mai, cosa sta succedendo? Allora lo ripetiamo per l'ennesima volta, cioè si vogliono togliere i contributi, si sono già tolti praticamente di fatto, alle emittenti locali, in base diciamo ad una indagine che ha fatto l'Auditel. Si viene a in poche parole si viene a dimostrare che l'emittenza locale non merita tutti i contributi che dovrebbe avere. Quindi abbiamo alcune televisioni interregionali o comunque diciamo sul piano nazionale che ricevono anche milioni di euro di contributi, ok, all'anno, e le emittenti invece locali e tanto se si arriva, come il caso di Telemare, a 4-5 mila euro. Ovviamente questo è totalmente insufficiente per pagare i giornalisti, per pagare i dipendenti, e allora ecco che la gente purtroppo rimane a casa e l'editore amaramente cerca di portare avanti l'emittente facendo i salti mortali, aggrappandosi agli specchi, ma alla fin fine, questa cosa è molto difficile, vi lascio immaginare, alla fin fine è costretto a chiudere. E la frequenza chi va? Ai soliti noti, ai network, dove naturalmente, come ho detto prima, non danno spazio a quei soggetti come associazioni, comitati, artisti, eccetera, eccetera. Questa è la situazione che si sta verificando, in poche parole, in estrema sintesi, perché il tempo non c'è, qui in questo paese, in Italia. All'estero le emittenti locali stanno già molto meglio, sono tutelate, hanno la propria concessione, dipendenti, sono tutelate dal ministero, insomma svolgono la sua attività senza dover anche spostarsi di frequenza. Qui invece c'è anche questo problema, che le emittenti locali che hanno avuto le peggiori frequenze quando c'è stato lo switch off, che si è passati da analogico a digitale, hanno avuto le peggiori frequenze e ogni tanto sono costrette anche a cambiare, quindi vuol dire perdere tutti i telespettatori, e da lì di conseguenza ne rimette anche, sono conseguenze negative anche per quanto riguarda l'aspetto commerciale, quindi i contratti pubblicitari vengono a meno e quindi tutto viene a meno. Ora ci mancava solo il discorso dei contributi che non si vogliono più dare, come era previsto che l'emittente che avesse almeno 8 dipendenti erano previsti i contributi sufficienti per poter gestirla. Tutto questo è venuto a meno. Andiamo avanti, in conclusione abbiamo poi, si cambia argomento, Palio di Siena, l'ennesimo cavallo morto. Mi limito solamente a dire, l'abbiamo scritto anche noi nella nostra testata, ci sono delle proteste degli animalisti, cioè di coloro che rispettano la vita del pianeta e le creazioni di Dio, perché anche gli animali sono delle creazioni di Dio e vanno assolutamente rispettati, qualsiasi animale. Qui abbiamo l'ennesimo cavallo morto nella piazza, questa è una vergogna. Andiamo avanti, ultimo, il ricordo che l'abbiamo tenuto in primo piano per diversi giorni, il ricordo del giornalista, nostro amico, collega Pablo Medina. Qui abbiamo degli articoli importanti del direttore di Antimafia 2000 Giorgio Bongiovanni, perché appunto tra di loro collaboravano, erano amici, e quindi abbiamo voluto dare molto spazio su questo. Dolcis in fondo, un'intervista ad Antonio Urzi, noto personaggio a livello internazionale, anzi mondiale, per i vari
i vari per scusate che mi è partita la pagina qui, dicevo, Antonio Russo Urzi è noto per migliaia di fotografie che è riuscito a fare agli UFO. Tra altre cose, una notizia che non è nemmeno poi passata su, appunto, sulla stampa, sui circuiti noti della stampa nazionale, c'è stato un avvistamento collettivo durante una conferenza dove c'era proprio tra i relatori anche Antonio Russi. La gente è uscita, ha guardato in alto, ha fotografato, ha ripreso, c'è anche il filmato, comunque l'abbiamo pubblicato anche noi. Questa è una cosa molto importante. Adesso mi sfugge, in Nord Italia è successo questo, mi sfugge il a Ro, in località Ro, ecco, adesso mi è venuto in mente, 19:12, quindi ricordate, in primo piano abbiamo la crisi dell'emittenza radio televisiva locale, senza quella stiamo a piedi tutti quanti. Ora linea subito alla trasmissione Pianeta Oggi 20 nel mondo. Abbiamo Appi pronto, collegato via Skype da Pordenone, con ospiti, come vi dicevo, importanti. A te Albiano, prego. Ciao Massimo e un buonasera, un ben trovati a tutti i nostri ascoltatori. E questa sera siamo ad intervistare alcuni membri del movimento culturale internazionale Our Voice. Abbiamo con noi la fondatrice Sonia Tabitha Bongiovanni. Buonasera Sonia, grazie della tua partecipazione. Buonasera, ciao a tutti e felice di uscire nel programma e di poter parlare, grazie. E poi abbiamo anche due tuoi collaboratori, dal Friuli, Beatrice Boccali. Buonasera Beatrice, ciao. Buonasera Alviano, grazie a te per averci chiamato. E poi dalle Marche abbiamo Karim El Sadi. Ciao Karim. Ciao a tutti, buonasera, buonasera a tutti. Ecco, grazie ragazzi della vostra disponibilità. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire la genesi del vostro gruppo Our Voice, la nostra voce, un gruppo che in poco tempo, nemmeno 4 anni, è già diventato a carattere nazionale. E parto io col dare a chi ci ascolta alcuni dati della vostra nascita, della vostra formazione come gruppo, dati assolutamente, almeno per chi sta parlando in questo momento, sorprendenti, per molti aspetti sorprendenti. Infatti è il 1 gennaio 2014, ed avevi solo 13 anni, Sonia, quando vi costituite, decidi di fondare questo gruppo. Eravate alcuni giovani di età tra i 5 e i 18 anni. E diciamo che già nello stesso anno, per la partecipazione del 22esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, dove ricordiamo perse la vita il giudice Paolo Borsellino e persero la vita gli uomini della sua scorta, ecco, in questa occasione inizia la vostra prima partecipazione pubblica con lo spettacolo dal titolo L'arte uccide la mafia. Ma nello stesso anno già iniziate delle rappresentazioni nelle scuole e date anche un importante spettacolo teatrale dal titolo Musica, parole e arte per non dimenticare, e lo fate al Teatro Arena Daphne di Cefalù, e qui ricevete il primo riconoscimento da parte del sindaco della città, che vi dona il volto in ceramica del maestro Gesù. Ecco, diciamo, quasi, direi quasi un precipitarsi della dimensione spirituale a dare un imprinting, un avallo alla vostra iniziativa, alla bontà e all'importanza del nascere di questo gruppo. Allora Sonia, la prima cosa che ti chiederei, un po' che, ritornando indietro con la memoria a quell'anno, a quella partenza, che cosa sentivi, che cos'è che ti ha spinto a fare questo nel profondo?
Allora, sì, ricordo benissimo quell'anno quando è iniziato tutto. Eravamo una compagnia teatrale e quello che ci ha spinto è stato una voglia di cambiamento nella società, anche se avevamo ancora tutti un'età, cioè eravamo abbastanza appunto piccoli o comunque ragazzini di 13, 10 anni, 5, alcuni 18, ma ci ha spinto questa voglia di cambiare qualcosa nella società facendo anche piccole azioni come quelle degli spettacoli teatrali. Il nostro primo spettacolo, come nominavi tu, L'arte uccide la mafia, perché già appunto alcuni nostri genitori o comunque persone che conoscevamo facevano parte dell'associazione Falcone e Borsellino e alcuni anche di Fonima International, due associazioni che oggi grazie a loro appunto ci permettono di continuare ad andare avanti nel nostro progetto anche legalmente, burocraticamente. Quindi attraverso queste associazioni abbiamo detto, io ed altri amici, di voler fare qualcosa nel nostro piccolo. Quindi siamo partiti così. Di certo non ci aspettavamo quello che potevamo fare, cioè quello che abbiamo fatto fino ad oggi, diventare un movimento anche fuori dall'Italia, anche in Argentina, in Uruguay, in Paraguay, andare in giro per il mondo, in Spagna, in altri stati del mondo, e voler sempre di più crescere e informarci sempre di più e professionalizzarci nell'arte, negli spettacoli e nelle varie attività che compie Our Voice per portare questo messaggio di cambiamento, di denuncia contro ogni tipo di ingiustizia sociale, soprattutto contro la mafia, in varie parti del mondo e coinvolgendo soprattutto i giovani. Quello che ci ha spinto è stato questo: voler fare qualcosa nel nostro piccolo, voler fare qualcosa e come hanno fatto tanti uomini, persone come Falcone, Borsellino, Peppino Impastato, che nominiamo e interpretiamo nei nostri spettacoli, soprattutto in quello iniziale, appunto L'arte uccide la mafia. Attraverso il loro esempio abbiamo voluto ricordarli e trasmettere agli studenti il messaggio che loro portavano avanti, il lavoro che loro portavano avanti da magistrato, da giornalista, da artista, da vari tipi di lavori e vari tipi di passioni che li spingevano a fare questa lotta. E noi nel nostro piccolo ci ha spinto un po' lo stesso sentimento, quindi il loro esempio sicuramente. Sì, allora io adesso chiederei a Beatrice un poco come sei rimasta catturata, Beatrice, da questo tipo di iniziativa, come ne sei venuta in contatto e che cosa ti ha colpito, che cosa ti ha ispirato a parteciparvi? Allora, io conoscevo già personalmente i ragazzi di Our Voice delle Marche e mi ricordo benissimo che alla fine del 2016, nel dicembre del 2016, hanno portato il loro spettacolo L'arte uccide la mafia qui in regione, a Cormons. E in questo evento io ho avuto la possibilità di incontrarmi con loro. E parlando con Sonia gli ho fatto sapere che anch'io volevo fare qualcosa, che sentivo che nella nostra regione poteva esserci una possibilità di risvegliare tanti giovani e tante coscienze e che semplicemente nessun ente, nessuna organizzazione aveva mai dato delle occasioni a tanti giovani di far sentire la loro voce. E Sonia mi propone di provare a cercare dei ragazzi che come me volevano il cambiamento, volevano portare avanti le proprie passioni, però utilizzandole al meglio, utilizzandole facendo denuncia e incominciando appunto un cambiamento. E quindi di provare ad aprire un gruppo di Our Voice anche qui in regione. E così è stato, e nel 2017 anche qui in regione si è aperto un nuovo gruppo di Our Voice. Ecco, e praticamente
Adesso avete cominciato anche fattivamente ad organizzare, a fare moltissime cose, ma prima io vorrei domandarvi una cosa di carattere un po' tecnico. Com'è che nascono, diciamo, le vostre improvvisazioni teatrali, quello che impostate? Come organizzate questa cosa? Chi è che dà una direttiva? Oppure come sorge, in modo spontaneo? A qualcuno viene un'idea? Non so chi vuole parlare. Intanto direi a te, Sonia, tu com'è che funziona? Com'è che gestite quest'arte, le varie tipologie poi di arte? Avete danza, fate musica, eccetera. Allora, siamo autodidatti, quindi ogni spettacolo lo ideiamo, lo scriviamo noi e lo interpretiamo noi. Siamo nati, cioè all'inizio nessuno di noi aveva mai studiato teatro, musica, eccetera, eccetera, quindi è stata pura fantasia quella che ci ha spinto a fare questa attività. Poi nel tempo abbiamo voluto iniziare a studiare teatro, canto, vari tipi di ballo, di danza, e attraverso l'impegno di ognuno e il talento di ognuno nascono delle idee di spettacolo che poi attraverso vari ruoli di direzione artistica riusciamo a mettere in pratica e riusciamo a, diciamo, una volta ideato, a realizzarlo. Quindi ci riuniamo, ognuno di noi appunto ha un ruolo e ci mettiamo al lavoro, dipende da su cosa vogliamo incentrare lo spettacolo, su quale tematica sociale, su quale tipo di ingiustizia sociale, e comunque parliamo sempre anche di diritti umani. Abbiamo partecipato a vari eventi e continuiamo a partecipare a vari tipi di eventi, sia in campo mafioso, sia contro tutti i tipi di discriminazione, sia sull'inquinamento, insomma varie tematiche a seconda dell'evento in cui ci invitano o dell'evento che realizziamo noi. Realizziamo questo spettacolo. Oltre all'arte, soprattutto ecco, le arti dello spettacolo, ma molti componenti di Our Voice, molti gruppi di Our Voice hanno anche delle trasmissioni radiofoniche, realizziamo manifestazioni di vario tipo. Comunque siamo aperti ad adattarci a qualsiasi tipo di attività che possa portare questo messaggio e alla denuncia. Però diciamo che nasce così da una nostra idea, e ci aiutano vari professionisti, insegnanti, eccetera, eccetera, ma mettiamo in pratica e scriviamo tutto noi, anche monologhi. Nasce da un sentimento, che è quello di cui parlavo prima, e dall'informazione che grazie a giornali come Antimafia 2000 ed altri riusciamo ad avere, quindi studiando le tematiche e attraverso questa grande passione che abbiamo per l'arte. Senti, Beatrice, io adesso voglio cercare di dare un'idea a chi ci ascolta del grande lavoro che viene effettivamente svolto da voi. Prima lo farei in chiave regionale e dopo con Sonia proverei a dare la dimensione diciamo nazionale e internazionale di quello che fate. Fermiamoci al semplice 2018. Quest'anno praticamente che cosa avete ideato, che cosa avete messo in piedi, che cosa avete fatto? Benissimo, allora partendo dal 2018, visto che le attività sono sempre numerose, abbiamo cominciato l'anno portando avanti un progetto con l'associazione di Pordenone Terra Mater, un progetto di legalità che si chiama Legin, che si strutturava in tre fasi. Partiva dalla visita di noi ragazzi assieme a giornalisti, avvocati e diciamo persone ferrate sull'argomento legalità, la visita nelle scuole. Il nostro compito, oltre a parlare di legalità,
era stimolare i ragazzi ad agire in prima persona, essere protagonisti nella legalità e dimostrare che il loro contributo è davvero importante, molto più di quello che loro possono pensare, e invitarli a fare quello un po' che facciamo noi, ovvero realizzare un qualcosa di artistico, che poteva essere di qualsiasi tipo, ma in questo caso un videoclip di tot minuti che spiegasse che cos'era per loro la legalità, che cos'era per loro la giustizia, e lo facesse in maniera artistica. E questa era la prima fase. Nella fase successiva noi come War Voice abbiamo creato uno spettacolo che abbiamo poi portato ad aprile assieme anche al contributo dei ragazzi delle Marche, che hanno partecipato assieme a noi a questa ultima fase del progetto. E abbiamo, oltre a portare questo spettacolo sul tema appunto della legalità, abbiamo premiato i ragazzi più meritevoli con questo appunto concorso artistico. E oltre a questo evento qui, quest'estate, in collaborazione anche con tutti i ragazzi delle Marche e con 8 ragazzi che sono venuti dal Sud America, abbiamo avuto vari spettacoli a Lignano. E in questo momento preciso siamo coinvolti in un bando regionale che abbiamo vinto l'anno scorso a novembre assieme al Teatro del Silenzio, a un'attrice, Federica Sansevero, assieme alla quale stiamo portando un nuovo spettacolo realizzato interamente da noi con l'aiuto della regia di questa attrice, che portiamo nelle scuole e in teatri regionali per portare, aprire diciamo dibattiti assieme ai ragazzi e parlare della grande possibilità e potenzialità che hanno i giovani, se vogliono, di cambiare le cose. Beh, intanto è interessante questo bisogno che sentite anche di professionalizzarvi in quello che state facendo, sentendo come dare una serietà e un valore artistico aggiuntivo a quelle che sono le vostre creatività ed ispirazioni, sia un qualche cosa in più che viene offerto a chi partecipa. Ti volevo chiedere comunque che risposta avete avuto da parte delle scuole, dei giovani, quando avete fatto la manifestazione nelle scuole, appunto? Che risposta c'è stata da parte degli insegnanti e dei giovani, secondo te? Allora, molto spesso i giovani sono, non lo so, sono quasi un po' spaventati dal fatto di vedere dei ragazzi della loro stessa età che si impegnano così tanto, e a volte cadono nel tranello di vederci come individui lontani, no? Fuori dalla norma. In realtà quello che vogliamo trasmettere noi ai ragazzi, e molto spesso ci riusciamo, è proprio il fatto che non deve essere fuori dalla norma, che siamo ragazzi esattamente come loro, che hanno delle passioni come hanno loro e che semplicemente vogliono sfruttare e utilizzare queste passioni per portare un messaggio e risvegliare appunto anche in loro questa voglia di cambiamento, questa voglia di una società diversa. E quando quindi vedono i nostri c'è un primo impatto in cui sì, rimangono un po' così sorpresi, spiazzati, ma dopo insomma capiscono che anche loro potrebbero. Esatto. Molto, questo è molto importante, e questo è un poco e la funzione che mi sembra voi stiate facendo. Guardate, siamo giovani, però possiamo. Allora, grazie Beatrice. E adesso chiedo a te, Sonia, invece, ci limitiamo al 2018 per avere un poco una dimensione delle cose che avete fatto sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale. So che tu sei stata anche in Argentina, avete
fatto un importantissimo spettacolo all'ESMA di Buenos Aires. Ricordo che per chi ci ascolta, l'ex ESMA di Buenos Aires era il luogo, era una scuola della Marina Militare Argentina, ma è stato poi anche il luogo dove sono avvenute moltissime torture, imprigionamenti durante diciamo la dittatura argentina dal 1976 al 1983 del generale Videla. Allora, dacci un quadro di che cosa avete fatto a livello internazionale, nazionale ed internazionale. Allora, sì, come dicevi tu, in Sud America lo scorso aprile abbiamo fatto uno spettacolo, abbiamo avuto l'onore di fare questo spettacolo nella ex ESMA, che si intitola Vittoria. Questo spettacolo parla di una bambina, che figlia di un desaparecido argentino, che nel corso degli anni si rende conto, si affaccia un po' alla finestra simbolicamente di casa sua, rendendosi conto di quali sono le ingiustizie, varie ingiustizie sociali che esistono nel mondo. E in questo spettacolo nominiamo, abbiamo vari monologhi interpretando il padre di questa bambina desaparecido. Facciamo l'allaccio, diciamo che queste vittime, diciamo questi scomparsi, desaparecidos, non sono scomparsi solo per colpa, diciamo, di dittatori come Videla, eccetera, eccetera, ma hanno avuto collegamenti con la mafia italiana, con la loggia P2 di Lucio Gelli, con vari tipi di associazioni, servizi segreti e altri stati del mondo. Si sono messi d'accordo per creare questo piano di appunto di discriminazione e di far, con l'obiettivo di far scomparire tutte quelle persone che volevano opporsi al nuovo governo, che era quello della dittatura in Argentina, in Cile e in varie parti del Sud America. Diciamo soffocare un poco le voci di libertà e le voci naturali del popolo, che chiede anche delle cose che ritiene giuste per tutti e non solo per pochi, no? Esattamente, infatti quello che facevano questi ragazzi che avevano 16, 17, 18 anni e anche di meno, la nostra stessa età, quello che facevano questi ragazzi era semplicemente chiedere i loro diritti. Abbiamo interpretato anche uno di questi ultimi giorni un monologo su una ragazza che si chiama Maria Claudia Falcone, che è scomparsa nella notte delle matite spezzate, così si chiama qui in Italia, la noce de los lapices in Argentina, che è stato il 16 settembre del 1977 a far scomparire sei ragazzi tra i 16 e i 18 anni che si sono andati contro la dittatura chiedendo i loro diritti anche scolareschi, perché erano degli studenti, e realizzando manifestazioni. E solo per questo motivo, solo per il pensiero che loro avevano, non potevano appunto esprimere un libero pensiero che andasse contro il nuovo governo, e solo per questo motivo li hanno sequestrati, torturati, e poi grazie a uno di loro che è rimasto vivo oggi sappiamo la verità. Stando lì nella ESMA, recitando in quello stesso posto, esprimendo e ricordando queste storie, per noi è stato un onore ed è stato molto importante, una grande spinta che ci ha fatto andare avanti con il lavoro di Our Voice.
ed è stata anche una vittoria per tutti noi poterlo fare nello stesso posto che, dove sono state fatte tante torture, ci sono stati tanti morti, tanti desaparecidos, in quello stesso posto portare un po' di vita e portare l'antidoto a quello che è stato pochi anni fa, dal 76, come dicevi tu. Abbiamo interpretato le stesse storie e dicendo che tuttora oggi succedono queste cose, anche se non c'è un governo, non c'è la dittatura, anche se siamo in democrazia, succedono le stesse cose ancora oggi in varie parti del mondo. Voglio ricordare anche una vittima che è stata Santiago Maldonado in Sud America, che hanno fatto scomparire, se non ricordo male, l'anno scorso i gendarmi e i militari lì dell'Argentina. Abbiamo manifestato per ritrovare Santiago, il corpo di Santiago Maldonado è stato ritrovato morto in un lago, sempre lì in una città dell'Argentina. Quindi dire che oggi succedono le stesse cose, perché lui appunto manifestava per i diritti dei Mapuches, che sono i popoli originari argentini a cui sono state tolte e espropriate tante terre in Sud America. E oggi noi ci occupiamo di varie ingiustizie sociali. Quello dell'ESMA è stato moltissimo importante, e all'interno di quei giorni abbiamo presentato l'Award Fest, che è stato un festival internazionale di stop motion, il primo in Argentina. Stop motion è una tecnica di cartoni animati. Abbiamo fatto questo concorso aperto a tutti mondialmente, e ci sono stati dei vincitori, sempre tutto sul tema ingiustizie sociali di vario tipo. Questo è stato per quanto riguarda il nostro viaggio in Sud America ad aprile. Poi dopo, appunto, come diceva anche prima lei... Scusa che ti fermo un attimo, sì. Solo. E voi avete un vostro tante proprio ordina o quello che succede in Sud America e fanno delle loro iniziative a prescindere, no? Dalla tua, diciamo, sì, orchestrazione, direzione. Sì, loro fanno... Okay. Fanno loro iniziative. Abbiamo vari gruppi in Sud America, abbiamo gruppi a Rosario, Buenos Aires, in Uruguay e anche in Paraguay, dove qualche giorno fa c'è stata una conferenza che si chiama La lotta alla mafia in Paraguay, per ricordare l'assassinio di Pablo Medina e Antonio Almada, che è stato il 16 ottobre di 4 anni fa, quindi nel 2014. Solo 4 anni fa hanno ucciso questo giornalista che lottava contro la mafia e per scoprire quali erano i collegamenti della mafia con lo Stato paraguayano, contro i narcos del Paraguay e del tutto il Sud America. E abbiamo avuto l'onore di partecipare a questa conferenza lì. Ci sono stati dei ragazzi del Sud America partecipanti a Our Voice, Mattia Sguffanti, che è responsabile del Sud America di Our Voice, ed altri ragazzi che hanno portato un po', hanno denunciato il potere mafioso in Paraguay, portando anche degli sketch artistici, uno che ricordava le loro morti e allo stesso tempo rappresentava l'opinione della società, l'indifferenza che ha la società e l'indifferenza che ha lo Stato paraguayano e i giovani del Paraguay davanti a un'ingiustizia che è successa poco tempo fa e che continua ad accadere tutti i giorni, perché ogni giorno muoiono persone uccise dalla mafia. E c'è stato tutto questo si è svolto nella sala bicamerale del Congresso Nazionale del Paraguay e niente, quindi abbiamo partecipato anche noi, anche dall'Italia siamo riusciti ad intervenire, e ecco, la situazione lì in Paraguay è molto grave, perché c'è tanta indifferenza, c'è tanta omertà, e quello che abbiamo voluto fare noi è portare un po' di speranza. Ci sono stati altri ragazzi, ricordo Antonella Mateu, che è stata
una ragazza, se non sbaglio, 17enne, che ha portato la sua testimonianza per essersi, aver detto, essersi scontrata al governatore del Paraguay, dicendo qual è la verità della società di oggi, che esiste la mafia, che esiste questo potere criminale, volendo andare contro questo potere criminale attraverso la sua voce, e ha portato la sua testimonianza in questa conferenza. A noi ci ha dato molta speranza e molta voglia di fare, infatti presto andremo lì, e in Sud America in generale loro portano avanti tantissimi tipi di attività. Fra poco ci sarà un festival che si chiama Despierta, Svegliati, che è un festival a cui parteciperemo con appunto spettacoli teatrali. Il festival sarà a Paraná, in Paraná, e niente, facciamo varie attività, manifestazioni, spettacoli nelle scuole, un po' di tutto, ecco. Questo è un modo anche per aiutarci a capire che il mondo, che le esigenze dei popoli sono uguali ovunque, che le esigenze dei giovani sono uguali ovunque. So che hai partecipato, come avete già fatto anche negli anni scorsi, alla Marcia della Pace Perugia, sì. Dice Karen, che so che ha fatto insieme a te, è andata Karen. Farci sentire anche le tue impressioni, che cosa avete potuto, le idee che vi siete scambiate, chi ha partecipato, che vitalità c'è in questa Marcia per la Pace. Sì, dunque, la Marcia della Pace Perugia-Assisi di quest'anno, ma anche di quella di due anni fa, 2016, alla quale abbiamo partecipato anche lì, è stata molto interessante, sempre un'occasione per farci conoscere e per renderci conto di come ci siano altre realtà all'interno di questa manifestazione, altre realtà che comunque denunciano come noi il male di questa società. Quindi sto parlando di associazioni, di gruppi, di giovani, di immigrati, insomma popolazione di ogni colore, cultura, religione, che si uniscono lì insieme per marciare insieme nel nome della pace e della fratellanza e della solidarietà. Associazioni come Amnesty International, Emergency, Assopace Palestina, associazioni ONG, eccetera eccetera. La Marcia della Pace, ricordiamo, comunque è nata nel 1961 da Aldo Capitini, che era un filosofo, un politico italiano antifascista, e aveva come obiettivo appunto quello di fare un corteo non violento e di solidarietà. Ogni 2-3 anni questa manifestazione continua a ripetersi, attira sempre di più popolazioni e giovani da ogni angolo d'Italia e in generale del mondo, quindi è un'occasione bellissima per ricordarci che siamo tutti fratelli in fondo. Senti, tu un poco c'è del sangue, diciamo, palestinese nelle tue vene. E dico questo nel senso che prima Sonia parlava dei Mapuche, il popolo palestinese è un popolo che da moltissimi anni ormai un popolo discriminato nella sua terra, ma diciamo, tu incontri giovani di diverso estrazione, di diversa anima e cultura, come percepisci, come vivono i giovani le problematiche anche di altre nazioni? Abbiamo parlato prima del Paraguay, dell'Argentina, le cose. In questo caso io ti vorrei chiedere della Palestina. Tu trovi che ci sia sensibilità oppure siamo un po' addormentati anche noi, come diceva prima Sonia, per la popolazione del Paraguay?
Tu ti stai riferendo ai giovani italiani riguardo alla situazione? Sì, sì, alla tua esperienza con le persone che incontri, immagino, soprattutto della tua età. Devo ammettere che soprattutto qua in Italia c'è una grande sensibilità per quanto riguarda la questione israelo-palestinese, soprattutto palestinese, insomma. Il popolo italiano è molto vicino in generale. Poi naturalmente ci sono anche le eccezioni al popolo palestinese. Per quanto riguarda i giovani, non molti sanno, ma non per colpa loro, magari perché sfortunatamente anche qui, nonostante ci siano, appunto, come già ho detto, persone vicine a questa realtà, anche qui gli organi di stampa, la televisione, i giornali si limitano ad annunciare pochissime notizie di ciò che accade là, che comunque è lo snodo, è la terra più importante a livello attuale, la Palestina, insomma. Se si vuole risolvere la questione medio orientale, bisogna risolvere principalmente, anzi inizialmente, la questione palestinese. L'informazione che giunge qui in Italia e in generale in Occidente riguardo a ciò che succede là viene filtrata assolutamente in maniera sconsiderata. Viene filtrata nel senso che tutto ciò che accade, tutti i crimini contro l'umanità, tutta la pulizia etnica che sta avvenendo in Palestina, anche ultimamente con la questione del villaggio beduino di Khan al-Ahmar, dove i palestinesi stanno per essere cacciati con la violenza, con i bulldozer dall'esercito israeliano, dove poi il governo israeliano metterà al suo posto una nuova colonia. I bombardamenti, i 40 bambini uccisi durante le manifestazioni a Gaza per la marcia del ritorno dei profughi palestinesi a Gaza, in Palestina, che da 70 anni cercano di tornare in qualche modo nella propria terra, nella loro casa, che loro hanno ancora le proprie chiavi di casa lì. Tutte queste cose qui in Italia non vengono dette, non vengono comunicate. C'è un'enorme omertà di stampa, come altre cose o come altre omertà che avvengono in questo paese, anche cose che riguardano la nostra persona, quindi la nostra storia, apro parentesi, chiudo, trattativa stato mafia tra virgolette, certo, perché qua nessuno ne parla ed è una cosa molto grave, quindi vengono filtrate, nessuno dice nulla, nessuno dice mentre nel momento in cui un israeliano viene accoltellato, un soldato israeliano viene accoltellato, si grida subito allo scandalo, si grida subito al razzismo, all'antisemitismo, a queste sono le vittime, sono sempre loro le vittime e i palestinesi sono dei terroristi. Ma ricordiamoci che l'unica vera vittima in questa storia è il popolo palestinese, un popolo che da 70 anni sta cercando di ottenere la propria identità. Il popolo palestinese è l'unico popolo al mondo a non avere un'identità, a non avere una terra riconosciuta dal resto del pianeta. Esatto. E Israele cerca in ogni modo di mascherare ciò anche attraverso l'infiltrazione negli organi di stampa. E questo avviene soprattutto nel nostro paese. Chiunque prova a attaccare Israele viene additato come antisemita, si difendono dietro questa scusa banale ormai, e ci siamo stufati anche noi non siamo antisemiti, io non sono antisemita, perché se fossi antisemita sarei anti me stesso, perché anche il popolo arabo è un popolo semita, ok? Bravissimo Karim, bravissimo, qui in diretta abbiamo dato un esempio di che cosa, di chi sono gli Our Voice. Siamo tutti sullo stesso piano, abbiamo tutti, come purtroppo dite voi, una medesima voce, dovremmo avere una medesima voce. Sentite ragazzi, scusa, di no, pure. No. L'unica maniera appunto per far sì che la nostra voce, la voce del popolo palestinese, la voce del Sha'ab Palestine, si dice in arabo, è quella di filmare, di documentarsi. E un esempio di ciò è Tamimi, la ragazzina di 17 anni, sì, bionda, il suo volto praticamente ha fatto il giro del mondo quando ha schiaffeggiato il soldato israeliano. Perché ha fatto il giro del mondo? Perché è stato documentato, e i giovani palestinesi stanno trovando una maniera per continuare la loro resistenza, non più magari con le pietre o con le molotov o quello che è,
ma con il cellulare, che è un'arma a doppio taglio: se da una parte distrae la massa, dall'altra parte può anche risvegliarla. E in questo caso è avvenuto questa cosa qui. Sì, grazie molte di questa testimonianza. Adesso abbiamo soltanto qualche minuto. Io vorrei chiedere a Beatrice una sensazione sua a volante. So che adesso hai iniziato l'università, Beatrice, e in questo ambiente ti chiedo soltanto la sensibilità che ti sembra di scorgere nei giovani per i problemi di carattere sociale, civile, ambientale, etico, spirituale. Che cosa percepisci? Allora, tra i miei coetanei io vedo che, nonostante ci sia un forte interesse, a volte manca proprio l'informazione, perché forse non si sanno dove ricercare queste informazioni, non si hanno i canali, gli strumenti giusti per trovare, diciamo, delle informazioni più possibili vicine al veritiero. Comunque, nonostante ciò, almeno tra i coetanei che noto io, continua ad esserci un fortissimo interesse, una voglia di conoscere, di sapere la verità, e quindi di non farsi in qualche modo ingannare, perché è la conoscenza che è l'istruzione che alla fine ti porta a poter fare la differenza e a non farti, diciamo, appunto ingannare da questa società, che molto spesso è quello che ci porta a fare. Ecco, guarda, io ricordo sempre a tutti una frase brevissima del medico delle popolazioni del Biafra, Albert Schweitzer, che abbiamo questa cappa del sistema intorno a noi, però bisogna sempre lottare. Albert Schweitzer diceva: ciò che puoi fare è solo una goccia nell'oceano, ma è tutto ciò che dà un senso alla tua vita. E quindi su questo assolutamente non bisogna mollare, prima di tutto per noi stessi. Senti Sonia, abbiamo solo un paio di minuti, ti volevo chiedere, per chi volesse unirsi a voi, far parte, avvicinarsi, che cosa dovrebbero fare queste persone? Allora, potete scriverci tranquillamente, contattarci nella nostra pagina Facebook, che è Our Voice, oppure su Instagram, sempre come Our Voice, O-U-R-V-O-I-C-E, e anche nel nostro sito web www.ourvoice.it. E volevo ricordare che noi siamo un movimento laico e apartitico, aperto a ogni tipo di giovane, che ha varie culture, abbiamo tantissimi giovani con culture e religioni diverse, quindi ecco, è aperto a tutti assolutamente. L'importante è alla fine un unico obiettivo, che è quello di portare dei valori umani, dei valori morali in questa società, e vedere tanti giovani che oggi lo stanno facendo sia in Italia che in varie parti del mondo è la cosa che ci dà più speranza. Quindi quello che non ho detto prima, ci tenevo a dire, è che anche vogliamo collaborare con tantissime associazioni, gruppi che fanno quello che facciamo noi, di giovani e di persone che si impegnano attraverso il proprio lavoro, le proprie attività, le proprie associazioni, per portare un cambiamento nella società. Quindi in Italia ce ne sono tantissime, già ne conosciamo tante, e quindi ecco, qualsiasi persona, qualsiasi ragazzo sia interessato al nostro movimento e ai nostri ideali può contattarci, noi siamo disponibili senz'altro. Guardate ragazzi, allora un profondo grazie, qui siamo, ricordo, su Radio Saius, veramente un profondo grazie per il tempo che ci avete dedicato, un abbraccio, un in bocca al lupo con un viva il lupo per tutte le vostre prossime
trasmissioni per tutte le vostre prossime, i vostri prossimi spettacoli. E io vi saluto con una cosa che avete detto voi, e saluto anche i nostri ascoltatori, con una cosa che è un po' la base del vostro movimento: restituiamo a questo mondo un po' di umanità. L'unione fa la forza, non importa di dove siamo, dove viviamo e quale religione pratichiamo, che colore della pelle abbiamo. Vogliamo abbattere le bandiere e distruggere le frontiere. Siamo tutti esseri umani. Una sola voce, la nostra voce. Un abbraccio e grazie di tutto, ragazzi. Grazie a te. Grazie a te, Adriano, e grazie a tutti. Un saluto ai radioascoltatori. Sì, grazie. Grazie. E qui restituiamo la linea a Massimo Bonella. Un abbraccio, buonasera a tutti. Sì, benissimo, dunque riprendiamo rapidamente qui da Venezia, dalla testata giornalistica Pianeta Oggi TV, per un aggiornamento importante delle notizie. Spero di farci, perché il tempo a disposizione non c'è più. Dunque, c'è stata l'autopsia sul corpo di Desiree che rivelerebbe una drammatica verità. La sedicenne di Cisterna, di Latina, trovata morta in un palazzo a San Lorenzo, a Roma, sarebbe stata violentata da un branco. Il corpo che è stato trovato senza vestiti avrebbe tracce di droga nel sangue e segni di uno stupro di gruppo. La polizia sta sentendo testimoni per ricostruire le ultime ore di vita della giovane. Uno di loro, un senegalese, avrebbe raccontato che la ragazzina è stata drogata e violentata. Su un muro di San Lorenzo, giustizia per Desiree. Questa purtroppo la notizia giunta da poco, e vi ricordo ancora proprio volando perché il tempo non c'è, la notizia in primo piano che abbiamo nella nostra testata, le TV RTV locali, cioè anche radio TV locali italiane, sono a rischio di chiusura perché sono venuti a meno i contributi previsti. Quindi abbiamo già delle situazioni di chiusura, come ad esempio Rete 3 di GS in Calabria, poi l'ultima Antenna 5 di Empoli, e situazione drammatica, lo ricordo, anche a Gorizia con Telemare. All'interno della nostra home page abbiamo anche l'intervista all'editore di Telemare, la signora Maria Ferletic. Quindi tutto questo purtroppo determina alla fine una moria anche di un pezzo della democrazia. Ricordo che le stesse associazioni, anche appunto coloro che avete sentito nella trasmissione prima condotta da Alviano, alla fin fine non troverebbero più spazio, perché chi che dà spazio a questi diciamo a queste associazioni, a queste organizzazioni che, ricordo, lavorano a tutela della vita per la legalità, avete sentito che i miei discorsi sono venuti fuori poc'anzi, ecco, sono proprio l'emittenza radio televisiva locale che riesce ad avere un dialogo con queste organizzazioni e quindi dare spazio a loro, non certo il nazionale, che nemmeno ti risponde anche ad una semplice email di richiesta di un eventuale contatto, perché questa è la realtà, ve lo assicuro. Quindi siamo tutti purtroppo preoccupati di questa situazione che si è venuta a creare. Si sperava che con questo governo la cosa potesse, diciamo, risolversi, perché è da un po' che va avanti questa cosa. All'interno della nostra home page trovate vari servizi sulla crisi delle RTV locali, altresì servizi sulla manifestazione che si è tenuta a Roma il 2 ottobre, organizzata dalla REA. Sentirete appunto il presidente Antonio Diomede che spiega molto bene cosa sta accadendo. Quindi è un invito ad entrare all'interno di pianetaoggitv.net. Situazione drammatica per le RTV locali in Italia. Non è così all'estero. Sono le 20, grazie per l'attenzione, un saluto da Venezia, buonasera. Hai ascoltato Qui Pianeta Terra.
Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.